L'intero comparto è in crisi, provato dalle prolungate chiusure di questi 13 mesi. I fatturati si sono sensibilmente ridotti e molte attività rischiano la chiusura con conseguenti problemi di occupazione. Al sindaco di Salerno-Napoli e agli assessori Loffredo e Della Greca, ai rappresentanti delle associazioni che sul territorio rappresentano il comparto del commercio e dell'artigianato hanno elencato le proprie richieste legate ad esigenze di mancanza di liquidità. Proprio sul discorso tributi, l'amministrazione comunale di Salerno ha ribadito la sospensione dell'imposta di soggiorno fino a fine anno, mentre sarà prolungata la sospensione della TOSAP, inizialmente prevista fino al 30 aprile. Discorso centrale è quello legato alla Tari, in considerazione del fatto che dal marzo dello scorso anno molte attività hanno osservato prolungati periodi di chiusura. Oltre ad assicurare il credito d'imposta, per ora non si può far altro, ha sottolineato l'assessore alle finanze Della Greca, in considerazione degli equilibri di bilancio e dei costi che l'amministrazione comunale deve sostenere per garantire il servizio raccolta rifiuti sul territorio. Una revisione della Tari sarebbe possibile soltanto in caso di misure di sostegno agli enti locali da parte del governo centrale. Nel corso dell'incontro, svoltosi in remoto, si è discusso anche di altro, soprattutto in proiezione futura, sperando che l'emergenza pandemica si attenui. Della necessità, ad esempio, di un potenziamento del personale tecnico ed amministrativo comunale per semplificare le pratiche burocratiche per imprese ed artigiani, e poi di un programma di manifestazioni ed eventi che rendano la città ancora più attraente durante i mesi estivi, per favorire così la ripresa dell'intero comparto.